Good evening everyone, buonasera a tutti. This evening I'm gonna do the dish I'm most famous for. Stasera farò il piatto per cui sono più conosciuto, la carbonara. Brief history, I've been cooking carbonara for over 20 years. Un po' di storia, cucino la carbonara da oltre 20 anni and I've done all sins you can do with a carbonara. E ho fatto tutti i peccati del decalogo della carbonara che si possono fare. The very first carbonara I cooked it with milk because I didn't know how to make the cream and I thought you would need milk to make the cream. La prima carbonara addirittura l'ho fatta col latte per cercare di replicare la crema perché pensavo si facesse col latte. In the years I've used liquid cream, regular cream, negli anni ho usato la panna liquida, la panna normale, I've used onions, ho usato cipolla, so everything. And now it's been a long, long time, thankfully, that I've been doing it only the original way. Però negli ultimi, da un bel po' di anni ormai che la faccio nel modo tradizionale e originale come va fatta. So, let's get into it. So, iniziamo. So, let's start with the ingredients. There are only 4 ingredients with the carbonara. Quindi iniziamo con gli ingredienti. Ce ne sono solo 4 per la carbonara. Aside from pasta, a parte la pasta ovviamente. And those are eggs. And we're only gonna use only the red, quindi le uova, e utilizzeremo solo il rosso. Black pepper. And you want no powder black pepper, but in grains to mince. Quindi pepe nero e in grani. Pecorino romano cheese, and only pecorino romano cheese, not parmesan, pecorino romano, formaggio pecorino, e solo pecorino, senza parmigiano. And for the last ingredient, we need a separate story. Per l'ultimo ingrediente merita una storia a parte. So, our last ingredient is guanciale. Il nostro ultimo ingrediente è il principale, and the main one è il guanciale. So, guanciale is in English is cheek lard, because this is the bacon from the cheek of the pig. Quindi ho spiegato come in inglese che è il lardo dalla guancia del maiale. And you do not want to use anything else. E non volete utilizzare nessun altro tipo di bacon, diciamo. So, because this will make all the difference. Questo è quello che fa tutta la differenza. As you can see, guanciale is very, very fat. Mostly fat. Come vedete, il guanciale è molto, molto grasso. And is this very fat that's gonna give the carbonara its amazing taste. Ed è proprio questo grasso che gli darà quel sapore unico, inconfondibile. And you will not even need extra virgin olive oil. Non ci sarà bisogno neanche di olio per questa ricetta. Because all the fat is gonna come from this part. Tutto il grasso verrà fuori dalla parte bianca, dal grasso appunto del guanciale. So, trust no imitation, quindi fidatevi di nessuna imitazione. This is what you have to use. And questo è quello da utilizzare. I went crazy here in Frankfurt to try to find it. It's almost impossible to find it, and luckily I was able to find it in an Italian store finally. Quindi ho cercato mezza Francoforte per riuscire a trovarlo, nel negozio normale non è venduto, alla fine sono riuscito a trovarlo finalmente, per fortuna, in un negozio italiano. So, guanciale, cheek lard. So, let's start with our main ingredient, the guanciale. So, iniziamo quindi con il nostro ingrediente principale, il guanciale, and let's start cutting it around half a centimeter by length, quindi cerchiamo di tagliare fette da mezzo centimetro, which is about a fifth of an inch, che è circa un quinto di un inch. So, after having cut 3 slices, dopo aver tagliato 3 fette, let's cut each slice in tiny, let's say, half a centimeter large
cubes, quindi dopo aver tagliate queste tre fette, tagliamo ogni fetta a listarelle di circa mezzo centimetro. So, after having cut the bacon, the guanciale in stripes, dopo aver tagliato il guanciale a listarelle, we put them in a pan without oil and we turn the heat at medium heat. E mettiamo senza olio e mettiamo a riscaldare a fuoco medio. So once the guanciale is cooked, is golden crispy. Quando il guanciale è cucinato, è bello croccante. What you wanna do? You wanna drain it in a plate. Quindi quello che volete fare dopo è scolarlo in un piatto and put it aside for later e metterlo da parte per dopo. So let's move to our eggs. Spostiamoci sulle uova. So I've broken four only red eggs in this bowl. Quindi ho aperto quattro rossi d'uovo. Okay, now I'm doing the recipe for one person, for me and for 180 grams of pasta. Quindi sto facendo la pasta, una porzione per me, circa 180 grammi di pasta. And normally, a normal person would need almost two eggs basically. Una persona normale basterebbero due uova, but since I'm not a normal person I'm doing with four. Siccome io non sono una persona normale, io la faccio invece con quattro. Also because I'm training very hard, so I need the protein, anche perché mi sto allenando molto duramente, quindi ho bisogno delle proteine e delle calorie, and the calories. So then when you have done that, I have also grated the cheese, as you can see, oppure praticamente grattato il formaggio, and so we can start beating the eggs a bit. Quindi possiamo iniziare a battere le uova. We can add the black pepper, ci aggiungiamo il pepe nero, abbondante, a lot, and then also we put a lot of the cheese. And then we start mixing it, e poi ci mettiamo anche il formaggio e iniziamo a mescolare per fare una bella crema, to make a nice cream. So let's start with our first trick. Iniziamo con il nostro primo trucchetto. So what you want to do with a spoon, you want to take two spoons of the fat of the guanciale and put it in your egg cream. Quindi quello che volete fare è con un cucchiaio prendere due cucchiai del grasso di cottura del bacon e del guanciale e metterlo nelle uova e iniziare a mescolare, a fare la crema, and continue to mix. Let's go now to our second treat. What you wanna do, andiamo al secondo trucchetto. You want to add a little from the big spoon of the cooking water to your cream to make it more liquid. Quindi aggiungiamo un po' dell'acqua di cottura alla nostra crema per renderla più liquida. So, our water in the meanwhile is boiling, quindi la nostra acqua sta bollendo and we are ready to put in the pasta, siamo pronti a buttare la pasta. I will not add any salt because the pecorino romano cheese is already very salty, so you risk to make your pasta salt if you put salt in the water. Quindi io non ci aggiungo del sale perché già il pecorino romano è molto salato, altrimenti rischiate di fare la pasta salata se ce l'aggiungete nell'acqua. So, this should do it. And you wanna cook it very very al dente. E la volete cucinare molto molto al dente, poi vedrete perché. You will see why later. So this pasta is al dente is 10 minutes. Questa pasta è 10 minuti al dente. So 10 minutes have passed. I have turned up the heat again in the fat of the guanciale. Quindi 10 minuti sono passati. Ho messo
ho acceso la fiamma di nuovo nel grasso del guanciale. E what you gonna do? You gonna drain the pasta in here directly. E quello che farete è scolare la pasta direttamente qui nella padella col grasso del guanciale, in the pan with the fat of the guanciale. And then you want to take a big spoon of the water, of the boiling water of the pasta, and put it in here. E poi prendete un grosso mestolo dell'acqua di cottura della pasta e ce lo versate. And you start cooking again the pasta for another couple of minutes. E continuate a cucinare la pasta per un altro paio di minuti. I've added a bit more cheese in here and black pepper. The nice cream that is about to come. Quindi ci ho aggiunto ancora del pecorino e del pepe e sto continuando a cucinare. Guardate che bella cremina che si sta iniziando a formare. So, the pasta is cooked, so now let's start the magic. Quindi la pasta è cucinata, adesso iniziamo la magia. So, let's pour in our egg cream. Quindi mettiamo la nostra crema d'uovo. And of course I have removed the pasta from the heat. Quindi ho rimosso la pasta dal calore. And let's start mixing. Look how nice and creamy it is. Quindi girate, guardate com'è bella cremosa. I think I have exaggerated with the pasta, as always. Credo di aver esagerato con la pasta, come sempre. And then we add our final ingredient. E poi aggiungiamo il nostro ingrediente finale, il nostro the guanciale. Leaving a couple for decoration, lasciando un po' per decorazione, e continuate a mescolare e continue to mix it. Now we are ready for dish out e siamo pronti ad impiattare. With the help of the big spoon, con l'aiuto del cucchiaione gigante. Oh, look at this. Then we put some cheese as a decoration. Then we put, quindi ci abbiamo messo ancora del formaggio come decorazione, una spolverata, poi ci mettiamo il nostro bacon, il nostro guanciale che è rimasto, a bit of black pepper, un po' di pepe nero, and now our carbonara is ready. So, what else remains to say? La nostra carbonara è pronta, cos'altro rimane da dire? Buon appetito and remember that Elvis ate here. E ricordatevi che Elvis ha mangiato qui. So, if you liked my carbonara, I invite you to put a thumb up and subscribe to my channel and help me grow it also by sharing it.
Quindi se vi è piaciuta la mia carbonara vi invito a mettere un mi piace, a iscrivervi al mio canale e a condividere anche per aiutarmi a crescere il mio canale.